Per montare il disco di metallo si toglie la campana, poi abbiamo uno dei tre fori grandi, va messo in corrispondenza del grano rosso, così. Eccoci. Poi mettiamo ancora la campana con la sua vite che fa anche da ingrassatore e stringiamo. Ok, e si stringe bene. Poi si prende l'espulsore con la punta verso il basso, come da istruzioni. Si mette nella sua sede senza forzare, bisogna centrare il taglio, la fissura nel disco, ecco, e poi con la vite si stringe. Ora farò vedere, non stringo fino in fondo, perché farò vedere l'operazione inversa. Per togliere il disco bisogna prima togliere l'espulsore, ecco, bisogna prima togliere l'espulsore, poi si toglie la campana di fermo e, cosa importante, con la vite dell'espulsore ci sono tre fori filettati, si avvita in uno dei tre fori e si fa da estrattore e si toglie il disco. Per montare il kit dei fagioli, quando abbiamo il perno per i dischi di alluminio, si toglie la catena. Con il cacciavite si allenta questa vite, solo questa vite. Si toglie la corona e si sfila tutto il perno. Eccolo, puoi inquadrare. Si sfila tutto il perno. Poi si prende il perno per il kit di gomma, per i dischi di gomma, e si infila e si sostituisce il nuovo perno. Per montare il disco di gomma, prendiamo ad esempio il disco del borlotto pisello, c'è una parte conica che va messo in corrispondenza di questa parte conica e va messa così. Poi si mette la rondella che ha un bordo, va inserito in questo bordo. Buona norma è, una regola è, quando si monta il disco, la scritta con il nome deve sempre essere visibile. Così il disco è montato correttamente. Poi montiamo le due viti di bloccaggio. Si stringono bene. Ecco, si stringe bene. Si infila nella sua sede il perno, ecco. Poi dall'altra parte abbiamo la possibilità di montare o la sua corona grande, originale, oppure, stai di quadratura, oppure noi diamo in dotazione nel kit dei fagioli anche un ingranaggio più piccolo per seminare più vicino, per seminare più ravvicinato. In questo caso montiamo ancora l'ingranaggio più grande per comodità, per brevità di lavoro. E poi dobbiamo lasciare un po' di gioco. Siccome non l'ho fatto vedere bene, ma nel perno c'è un'asola, si mette in corrispondenza dell'asola, si avvita e poi si lascia un po' di gioco, si stringe, si controlla. Ecco, io ne lascio, per i dischi di gomma lascio più gioco. Ecco fatto. Si stringe bene, si torna a montare la sua catena, poi si monta l'espulsore.
che è di acciaio inox, e bisogna seguire il senso, la freccia. Si monta il di così. Si stringe bene, eccoci, e questa è l'operazione fatta. Per cambiare i dischi di gomma, si sostituirli, ad esempio, abbiamo montato il disco del borlotto, se vogliamo mettere il disco del fagiolino, per esempio. Si fa così, si prende e si piano con delicatezza si toglie il disco e ad esempio si monta il disco del fagiolino, sempre con la scritta rivolta all'infuori, si monta il disco, ecco fatto, e poi si rimette l'asola, la rondella di serraggio. Si stringe bene. Poi si prende l'espulsore, si rimette, si riposiziona l'espulsore e si fa il serraggio dell'espulsore, si stringe bene, ecco qua. Si controlla che tutto giri bene e questa è l'operazione fatta.